Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a Coach Caffè, uno spazio dedicato al mondo del coaching e al mondo del lavoro. E lo facciamo attraverso delle interviste, appunto, a dei professionisti di svariati settori lavorativi che hanno scelto di introdurre il coaching all'interno della loro quotidianità lavorativa. Nel caffè di oggi abbiamo deciso di prenderlo con la coach Master Coach Italia Fabrizia Pavetto, che da anni si occupa di giornalismo. E quindi, Fabrizia, benvenuta in questo spazio e Grazie. grazie a te, e dici un po' chi sei e di cosa ti occupi nella vita. Intanto ciao Adriana, ciao Roberta e ciao a chi sta seguendo. Sono Fabrizia Pavetto, appunto, sono inizialmente giornalista dal 2007 e mi sono sempre occupata di redazioni sia giornalistiche che radiofoniche. Per tanti anni ho lavorato in radio, che mi ha appassionato tantissimo. Mi ha avvicinato a tantissime persone e ultimamente sono diventata direttrice di una testata giornalistica dove scrivo quotidianamente, dove mi interfaccio con molte persone. Sono anche redattrice di altri magazine, anche del settore. Uno, ho la fortuna di collaborare con voi per il magazine e vi ringrazio anche di questo. E nel 2020 mi sono approcciata al mondo del coaching. Un mondo che mi ha appassionato dall'inizio, che non conoscevo perché non avevo assolutamente approfondito. E così la casualità mi ha portato, che sappiamo non esiste il caso, mi ha portato a avvicinarmi appunto a Master Coach Italia, che mi ha aiutato tantissimo sotto molti punti di vista, in primis a livello personale, proprio per la mia crescita personale, la mia formazione e poi tantissimi elementi e strumenti utilissimi da utilizzare proprio nel giornalismo, giornalismo che è radicalmente cambiato in quello che è adesso il mio modo di lavorare. Ecco, Fabrizia, a proposito di giornalismo, dici un po' come si unisce il coaching al giornalismo? Ecco, bella domanda. Ma allora, intanto un percorso di coaching lo consiglio a tutti, a prescindere dal giornalismo, proprio ti arricchisce profondamente e intensamente. Non sono più la persona che ero prima rispetto all'inizio del percorso e nel giornalismo mi ha aiutato tantissimo. Il giornalismo, come tanti altri settori, sta a tantissime regole, nello specifico appunto alla deontologia del giornalismo. E quindi non c'era una sorta di flessibilità rispetto a quello che è poi il lavoro quotidiano. Diciamo che il mio approccio è totalmente cambiato sia in fase iniziale, quindi di approccio verso la persona rispetto alla notizia, sia in fase di stesura e anche alla fine, nel senso a chi mi indirizzo. Cosa ha fatto sì il coaching? Innanzitutto che lavorassi sulle domande. Pensavo che fossero già efficaci le mie, in realtà. Non avevo assolutamente approfondito quello che era il discorso delle domande potenti, che sappiamo che sono la base del coaching, domande che ho imparato a formulare correttamente. La deontologia sì mi aveva aiutato, ma rispetto alla mia efficacia mancavano tantissimi elementi, elementi che appunto grazie a Master Coach Italia sono riuscita a fare degli strumenti importanti di crescita e di conoscenza dell'altro. Innanzitutto con tutti i moduli che sono stati visti proprio in Master Coach Italia ho acquisito tecniche potentissime perché adesso vado sì a interfacciarmi con le persone, ma ho un ascolto decisamente attivo, cosa che prima sì era un ascolto, ma molto fine a se stesso. Faccio molta attenzione a quello che è il paraverbale della persona e quindi riesco a capire fino a dove posso spingermi, quello che posso ottenere anche solo in un'intervista. E questo ha cambiato radicalmente le dinamiche proprio di come mi interfaccio con le persone. Persone che prima vedevo solo dal punto di vista giornalistico, quindi dal punto di vista di proprio la notizia. Sappiamo che il giornalismo viaggia sulla velocità della notizia, arrivare prima, dare uno scoop. Ecco, diciamo che ho mantenuto quello stile di giornalismo,
Ma per fortuna, dico per fortuna, sono riuscita ad avvicinarlo proprio a una conoscenza anche di quella che è la persona. Quindi sicuramente la parte tutta delle domande potenti mi ha aiutato tantissimo, sono riuscita a riformulare in modo efficace le domande che ponevo per ottenere risultati diversi comunque. E ho imparato, grazie a tutte le tecniche che Master Coach Italia ci ha regalato, tutta una serie di strategie proprio utili per riuscire ad arrivare direttamente alla persona e anche riuscire a scrivere in maniera efficace. Grazie appunto al rapport, all'empatia con la persona, sono tutte delle chiavi che aiutano a fare il proprio lavoro in maniera molto più efficace. E questo si vede anche nei testi, perché poi le domande arrivano, si raccolgono le informazioni e quando si instaura un rapporto è anche più facile riuscire a trovare la chiave giusta da inserire nella toppa e quindi riuscire a capire delle informazioni in più. E proprio anche nella tipologia di scrittura è cambiato il mio modo di approcciarmi con l'attenzione proprio alla persona e a chi alla fine sarà l'utente finale della lettura del mio articolo. Quindi anche riuscire a spostare l'attenzione, il focus proprio sull'altro mi ha cambiato radicalmente tutta quella che è l'informazione che ho sempre visto. È vero, Fabrizio, immagino. io Dimmi, dimmi, cosa arriva? aspetta, vai tu. No, volevo commentare una frase che aveva detto Fabrizio a proposito del rapport, no? Che immagino come abbia poi effettivamente dato un'evoluzione a quello che è il tuo lavoro, perché, correggimi ovviamente se dico fesserie, perché non essendo giornalista potrei dire fesserie, appunto. Immagino che comunque, facendo un buon rapport, che per chi non è un coach o comunque non ha masticato coaching, sarebbe il rapporto empatico positivo con il nostro interlocutore, agevoli anche la predisposizione tra te, giornalista, e l'intervistato, ovviamente, l'oggetto della tua intervista, oltre al far caso magari ai canali rappresentazionali della persona che hai di Ah, fronte, che ti aiuta sì. poi anche ad allinearti al suo canale comunicativo più efficace, quindi rende tutto molto più snello, proprio la conversazione da poi mettere su carta o su schermo del PC quando devi portare poi l'intervista, devi riportare l'intervista su un giornale o su un quotidiano digitale. Quindi niente, volevo solo commentare questo. Sì, banalmente poi il primo elemento che mi ha dato modo di riflettere è stata sicuramente la prossimica, cioè proprio come la persona che avevo davanti teneva la distanza da me, cose che io non avevo assolutamente valutato all'inizio. Quindi è bello come con tutti questi strumenti si possa veramente fare la differenza anche nel rapporto con le persone e soprattutto nella scrittura, perché poi quello che si raccoglie con la persona davanti, chiaramente si riporta poi sul testo. È chiaro che se io sono efficace con la persona davanti, il mio testo avrà una direzione diversa rispetto a una distanza che viene mantenuta. E questo grazie veramente a tantissime tecniche che vi ringrazio perché sono state illuminanti, sono state illuminanti e adesso si vede proprio con altri occhi adesso, quando uno riesce a acquisire questi regali bellissimi che date, di questi moduli che sono un viaggio esplorativo magnifico, dopo sei un'altra persona, vedi con altri occhi, ma a volte è come essere nel Matrix, avere il film, essere nel film e scegliere quale delle due pillole prendere. È stato un viaggio bellissimo che veramente consiglio a tutti, anche ai miei colleghi. E quindi è questo, proprio il giornalismo è cambiato. Cambiato. Sono riuscita anche rispetto a me stessa, non solo nel lavoro di giornalismo, a avere un'introspezione diversa, chiaramente. Questo aiuta poi anche a relazionarsi con le altre persone. Perché molte volte mi sono resa conto che ero anche io che davo una comunicazione, definiamola errata, comunque una comunicazione di chiusura, quindi dall'altra parte non sarei riuscita ad avere un'apertura e questo mi è arrivato proprio grazie a tutti i moduli che hanno aiutato in primis me stessa per poi utilizzare tutte le tecniche e tutto quello che avevo acquisito poi nel lavoro.
Grazie, Fabrizio. Fabrizia, grazie appunto per queste risposte molto interessanti. E hai parlato appunto di un'acquisizione di tecniche potentissime durante il percorso di coaching. E, quindi sono curiosa di chiederti se puoi riportarci degli esempi pratici e concreti di utilizzo delle tecniche sia nell'ambito appunto nel tuo principale ambito giornalistico, ma anche come magari docente Sì. del master appunto in giornalismo. Allora, sì, hai detto bene, come giornalista, appunto sono giornalista dal 2007, quindi ho avuto diverse esperienze, diciamo. E questo mi ha permesso, anche grazie proprio al coaching, di diventare anche docente di un master di giornalismo. E è un percorso abbastanza recente, sto seguendo dei ragazzi proprio nel giornalismo. Sono tra l'altro ragazzi anche molto, molto bravi perché arrivano già da una formazione, e recentemente mi sono trovata a affrontare un modulo che era sulla comunicazione rispetto al giornalismo di spettacolo e cultura, quindi una tematica non prettamente a me affine, comunque mi sono andata ad informare, li ho seguiti come si doveva dal punto di vista deontologico. Il coaching mi ha permesso qualcosa in più, e quel qualcosa in più è stata la chiave che ha permesso a tutti i ragazzi che erano all'interno di questo corso, che erano più di 15, 16, di riuscire anche a lavorare su se stessi e con gli altri. E questo l'ho fatto grazie a tutte le tecniche di coaching che mi sono state insegnate appunto da voi, e soprattutto grazie agli esercizi che avete svolto in plenaria e che ci avete comunque insegnato, a trovare una chiave proprio utile a loro, per riuscire anche in momenti di blocco, il cosiddetto blocco dello scrittore, che capita frequentemente a chi scrive, di riuscire ad avere delle strategie efficaci per riuscire a spostare il focus e quindi riuscire a sbloccarsi. Abbiamo poi fatto tutta una serie di esercizi banalissimi, perché poi di fatto sono banalissimi, ma sono potenti. È proprio il coaching che anche fa le domande. Ogni tanto uno, perché anch'io vengo seguita chiaramente da un coach, e ogni tanto dico: ma caspita, mi ha fatto una domanda banalissima che io in realtà non avevo neanche preso in considerazione. Quindi è proprio questa la forza del coaching. E nello specifico, in questo percorso che è stato fatto con i ragazzi, abbiamo preso in esame alcuni oggetti che erano nella stanza, ed era un esercizio che c'era stato fatto proprio mi era stato insegnato da un docente di Master Coach Italia, e da lì abbiamo iniziato a costruire una storia che poi ha permesso loro di, attraverso il coaching, la potenza delle domande, di sbloccare intanto il blocco creativo di quel momento, proprio perché si andava a lavorare sulla creatività, e ha permesso così di capire quelle che erano le inclinazioni di ogni ragazzo proprio rispetto a come trattava quella tematica. Inizialmente abbiamo costruito, e lo sto facendo anche con le altre classi, delle storie comuni, attaccando tutti gli oggetti, e poi andando a dare la possibilità di creare una nuova storia proprio in base all'ultimo pezzo. E lì si sono viste quelle che sono le inclinazioni di ogni ragazzo, cioè se sono più verso una parte, chiamiamola descrittiva, piuttosto, e quelle che sono anche le inclinazioni proprio, se è un giornalismo d'inchiesta, sportivo, culturale. E lì abbiamo quindi risposto anche a quella che è la domanda che ognuno poi si fa quando inizia a scrivere: ok, ma va bene, mi piace scrivere, ma di cosa, verso cosa sono portato? E ha fatto sì che questo esercizio li mettesse in connessione uno con l'altro. La classe si è unita molto, e questo grazie appunto al coaching, unito a quella che è la deontologia del giornalismo e a quella appunto che sono le dinamiche del giornalismo stesso. E quindi grazie al coaching veramente sono riuscita a ottenere bellissimi risultati, i ragazzi sono stati molto contenti, sono molto contenti ancora oggi. Ci prendiamo a volte qualche minuto proprio per fare degli esercizi anche di coaching, e poi il coaching mi ha aiutato tanto anche proprio nel mio lavoro come giornalista, e recentemente nello spoglio delle elezioni politiche, e nello specifico ero nella sala stampa come giornalista. Io abito in Valle d'Aosta,
e uno spoglio che di solito è molto lungo, anche se numericamente da noi è veloce rispetto al resto d'Italia, comunque l'impegno è grosso. Diciamo che rispetto alla mia preparazione prima, io lavoravo in radio, quindi i dati dovevano essere immediati, ho imparato a osservare e a ascoltare, un ascolto attivo di quella che era la situazione dove mi trovavo. Mentre prima avrei preferito dare i dati in tempo reale, subito, proprio perché il giornalismo, come dicevamo prima, è dinamicità, in realtà mi sono soffermata a vedere quello che avevo intorno. Quindi ho osservato, ho ascoltato proprio con il cuore anche, e sono riuscita così a cogliere, anche grazie al coaching, proprio perché mi sono messa in ascolto attivo, tutte delle dinamiche che dando semplicemente dei dati avrei totalmente perso. E da lì, in effetti, sono stata molto più efficace nello scrivere l'articolo, gli articoli, rispetto al dare costantemente dei dati che di fatto mi avrebbero stancato. Quindi il coaching mi ha anche aiutato, guardando quella che era la scena dove mi trovavo, a porre ai politici presenti in sala stampa le domande corrette, rispetto a quello che era il vissuto di quel momento. Diversamente, avessi focalizzato la mia attenzione solo verso un canale, che era quello del vedere un monitor, mi sarei persa completamente tutto quello che avevo intorno. E il coaching, in tal senso, mi ha aiutato a aprire completamente gli orizzonti. Quindi anche poi un prodotto finale diverso, hai scritto Sì. magari un articolo completamente diverso. Sì, con delle note, sì, Cosa note di colore, chiaramente i dati sì, un'impostazione completamente diversa, proprio anche rispetto, ponendo le giuste domande, come sappiamo bene, uno ottiene degli risultati completamente diversi. Avrei potuto chiedere, ecco, la Fabrizia di prima, giornalista, avrebbe chiesto dei dati, avrebbe fatto una domanda esclusivamente rispetto a quelli che erano i dati. La Fabrizia che si è trovata in quella condizione, osservando, vedendo, ma anche proprio con tutto il paraverbale che queste persone davano, cosa che io non avevo mai notato, sono riuscita chiaramente a cogliere degli aspetti totalmente diversi da quelli che erano i puri dati. E io a essere anche molto meno stanca rispetto a quello che era un contesto che richiedeva comunque un tempismo particolare. Certo, e abbiamo appunto nominato spesso in questa chiacchierata fatta fino ad ora le domande potenti. Io ho un'idea, ora dimmi anche tu che ne pensi su questo. Per me il giornalismo è un po' sinonimo di domande scomode, perché ho l'idea che il giornalismo abbia come obiettivo anche quello di andare a fondo alle cose per poi portare su la verità, portare a galla la verità, sia che si tratti magari di giornalismo d'inchiesta, ma anche giornalismo, di tutt'altro genere. Sì. Quindi ti chiedo se sei, diciamo, d'accordo con questa visione di domande scomode associate al giornalismo e se il coaching, soprattutto, in questo ti è stato d'aiuto, ha cambiato, l'approccio nei confronti magari proprio delle domande potenti, delle domande scomode, diciamo, quelle belle forti. Sì, allora hai detto bene, il giornalismo sono prettamente domande. Come si sa, la struttura del giornalismo è basata sulle 5 W, quindi sono già di per sé delle domande alle quali il giornalista stesso è chiamato a rispondere. E quindi si parte già dalla base delle 5 W, che adesso sta un po' mutando verso le 5 W più una H, quindi anche altre domande, Qual insomma. è l'H? Il how. Ah, ok. Esatto, e questa è già una variante rispetto alla deontologia iniziale. E sicuramente le domande sono la chiave per riuscire a dare poi la notizia. Hai detto bene, domande scomode, sì, capita, proprio perché uno deve andare in esplorazione a volte, deve anche arrivare a fare delle domande, chiamiamole un po' più scomode, magari la persona davanti non è proprio ricettiva o non vuole magari neanche rispondere. Rispetto al coaching e le domande potenti che sappiamo che sono alla base, mi hanno aiutato tantissimo perché le ho proprio riformulate. Una volta io tendevo a fare domande aperte che lasciavano
che mi portavano un po' a spasso e mi facevano un po' perdere e non riuscivo poi più a focalizzare l'attenzione. Sono riuscita a rifare, a rimodulare completamente le domande, anche quelle più scomode, ma soprattutto a capire ancora prima di formulare la domanda chi avevo di fronte tramite il paraverbale, tramite proprio come lui si trova davanti a me ancora prima di fare la domanda, e iniziare piano piano ad addentrarmi nella sua mappa del mondo, che poi è un po' quello che fa anche il giornalista, no? Andare a comprendere quella che è la mappa del mondo dell'altra persona, cercando di riportarla pedissequamente, nel senso senza andare a dare un giudizio, un po' come fa il coach durante una sessione, senza giudizio, sospensione del giudizio. Domande scomode quindi se ne faranno sempre, se nel giornalismo ci sono. Diciamo che imparando a capire quando risponde la persona, quella che è la sua sensazione proprio rispetto alle domande, ho la fortuna di riuscire a capire quanto posso spingermi ancora avanti, quanto in realtà posso fermarmi, ma anche banalmente dai gesti che fa, no? Se si tocca, se sposta i capelli, cose che io prima non avevo assolutamente considerato. E quindi questa formazione mi ha aiutato davvero tanto. Paraverbale mi ha illuminata, più tutta una serie di altri elementi che sono stati chiave e che quotidianamente sono chiave per me. Ok. Fabrizia, stiamo andando in chiusura, insomma, di questa nostra intervista. Da giornalista a giornalista, facciamo che, e mi auguro che tra chi ci sta seguendo ci sia un tuo collega. Ecco, se un tuo collega dovesse decidere di intraprendere un percorso di coaching a livello personale o anche professionale per migliorare se stesso e la sua carriera lavorativa, ecco, secondo te quali vantaggi trarrebbe, insomma, da un percorso di coaching? Allora, i vantaggi sono tantissimi. Il primo, sicuramente, come avevo detto in apertura, è un percorso che consiglio veramente a tutti, proprio perché nel mio caso e nel caso di tanti altri che ho avuto la fortuna di conoscere e ampliare una rete, proprio grazie a voi, ci sono stati dei cambiamenti radicali. Quindi partiamo da questo presupposto che lo consiglio a tutti. Nello specifico, nel giornalismo, i vantaggi sono tanti, dicevo. Riuscire a comprendere chi si ha davanti in una maniera più efficace, proprio rispetto a tutti gli elementi, anche solo banalmente visivi che si hanno, aiuta tantissimo nel proprio arrivare a quella persona. Arrivare, dico arrivare perché molte volte il lavoro è da fare in primis su se stessi, per proprio andare a avere una comunicazione efficace. Mi sono resa conto che la mia comunicazione non era tante volte efficace. Diventando efficace io, quindi i miei colleghi potrebbero diventare ancora più efficaci, di conseguenza tutta l'informazione, tutto quello che arriva dalla persona che si ha davanti è completamente diverso. I vantaggi, come dicevo, sono tanti, quindi sicuramente un approccio alla persona totalmente differente, un approccio molto più attento, molto più ricettivo, una comunicazione che diventa non più a senso unico, ma c'è uno scambio di informazioni, proprio perché grazie al rapport, che lo diamo molte volte scontato, in realtà non è scontato e non tutti siamo in grado di fare rapport, me ne sono resa conto, con il rapport si ha veramente una delle principali chiavi per proprio arrivare alla persona e di conseguenza arrivando alla persona o anche banalmente, non dico solo un'intervista, ma anche se uno riceve un comunicato stampa, anche sul comunicato stampa c'è proprio un'attenzione diversa, quella che è l'attenzione poi finale verso la persona. Ecco, diciamo che anche il fatto di spostare il focus su un'altra persona o su chi poi sarà a leggere l'informazione aiuta tanto. Quindi i vantaggi sono tantissimi, sia dal punto di vista personale, di una crescita personale, sia dal punto di vista lavorativo. Io vi ringrazio di questo.
Grazie a te Fabrizia, ovviamente. Più che ringraziare noi, siamo noi che ringraziamo te, perché veramente oggi ci hai permesso di far comprendere a chi è del tuo stesso mondo, ma anche a chi non lo è, quanto lavoro c'è dietro al mondo del giornalismo e soprattutto di far comprendere che prima ancora, insomma, di essere giornalisti, dietro a quella penna, dietro a quell'articolo, dietro a quel, non lo so, quel comunicato stampa, appunto, c'è una persona, e ci sono delle persone con i loro vissuti, con la loro formazione, con le loro credenze, Eh sì. e quindi con il loro modo di vedere il mondo, quindi con la loro mappa del mondo. Quindi grazie davvero, Fabrizia, perché ci hai dato la possibilità di veramente. Io mi sono sentita come se tu mi avessi portato con te nella tasca della tua giacca, in aula con i tuoi ragazzi, in redazione con i tuoi colleghi o davanti su un foglio bianco con la tua penna. Io sono diventata verde nel frattempo. Sì, Fabrizia, grazie perché è stato molto interessante ascoltarti e soprattutto mi è piaciuto molto questo parallelismo con il giornalismo, perché mi sembra quasi che un'intervista giornalistica e quindi poi anche la scrittura di un pezzo sia proprio simile anche ad una sessione di Sì. coaching. Sì, brava Roberta, sì, è proprio come fare una sessione di coaching. Diciamo che poi il compito, gli esercizi a casa sono io che li faccio, ma in qualche modo lascio anche qualcosa anche all'altra persona. È come hai detto tu, è proprio una sessione di coaching e se uno la vive come una sessione di coaching riesce a essere ancora più efficace. E questo è bellissimo. È Vero. ritornata Adriana intanto. Sì, scusate, vabbè, sono La gli imprevisti che possono diretta, accadere a il bello tutti. della Eh diretta. sì, e il bello della diretta. Meno male è successo alla fine, quindi diciamo che ha retto tutta la nostra live. Che dire, Fabrizia, ti ringrazio ancora. Ovviamente ti ringrazio anche a nome di Master Coach Italia per aver accettato il nostro invito come ospite di questo spazio. E io saluto te e tutti quelli che ci stanno seguendo. Roberta, ultima info, ci sono domande, commenti? Ci sono commenti per Fabrizia, saluti vari e anche appunto commenti da parte dei tuoi colleghi. C'è Martina che ti ringrazia per questa condivisione super arricchente, c'è Maria Luce, c'è Alfonso, c'è Anna, quindi c'è un po' di gente, poi avrai Bene. sicuramente la possibilità magari di dare un'occhiata ai commenti su Facebook. Benissimo, allora noi ringraziamo anche tutti quelli che ci hanno seguito, mi piace dire perché mo ci sto prendendo gusto da questa. E noi ci rivediamo al prossimo appuntamento di Coach Café, quindi seguiteci sui nostri canali social perché vi diamo lì tutte le nostre comunicazioni e avremo un nuovo ospite. Grazie ancora Fabrizia per essere stata con noi Grazie e ciao a tutti. a voi. Grazie Ciao. Fabrizia, ciao.